questo che noi dobbiamo vedere è come si rivelano questi sistemi tra noi di connessione tra il creatore e la creatura, le creature tra le creature stessi, così che noi componiamo questo nome Yud Kei Vav Kei. Sono le quattro qualità della luce diretta con la Keter che si trova sopra di loro nella forma che dal Keter e si segue attraverso tutti i Sfirot, a Malchut e da Malchut si segue di ritorno con la restrizione, lo schermo e la luce di ritorno al Keter, ed allora c'è la reciprocità tra il creatore e la creatura e tra la creatura e il creatore. Noi tutti siamo le parti del Malchut, del creatore e il Keter. Allora come noi possiamo ricevere dal creatore la sua influenza, sodazione e abbondanza? E noi dobbiamo connettere con le forze di Binah che in mezzo tra Keter e Malchut si trovano, e che noi arriviamo a queste forze di Binah vuol dire che noi arriviamo alle forze di Emunah, è sopra fede, è sopra che la Binah deciderà come noi lavoriamo con il desiderio di ricevere il nostro. Questo si chiama che noi ci troviamo nella fede al di sopra della ragione, ed allora in questa forma, con la forza di dazione, decide fin quanto io uso la forza di ricezione mio. Allora in questa forma noi cominciamo a connettere con il creatore in Binah. Lui attraverso Binah dà a noi e noi attraverso Binah diamo a lui. Questo si chiama di legare Yud Kei in Vav Kei. Quale Binah? Yud. Hey, Binah. Yud è da sopra e che noi da Hey, da Malchut, diamo attraverso Binah a lui. E finché loro due, Malchut e Binah, proprio si equivalgono, che la forza di Binah e la forza di Malchut proprio lavorano insieme. Per questo loro hanno lo stesso segno di Hei, la lettera Hei, anche se Binah è completamente colui che dà e Malchut completamente riceve, ma quando si includono loro due, allora esce che dal creatore arriva la luce di Chokhmah pieno, completo, alla prima Hei, e noi operiamo su di lui attraverso Vav, attraverso Zerampin, fin quanto noi cerchiamo di connettere noi stessi, alla Keter da sotto, attraverso Binah, e così noi connettiamo questo. Per questo cosa scrive lui? Che la Shekhinah, il creatore, la rivelazione del creatore, così a Rabbi Shimon, che gli dice: io non posso nascondermi da te, vuol dire la correzione di Malchut, e così da Rabbi Shimon sarà nella fine della correzione che tutto il desiderio di ricevere si rivela dentro il desiderio di ricevere, e per questo si rivela su di lui. Questo che ha detto Rabbi Shimon, per questo è su di me il suo desiderio, che lui sente che il creatore è indirizzato solo a lui. E questa è la realizzazione di Anil Dodi Vedodili, io per il mio amato e il mio amato per me. Fin quanto che ci sono le nove sfirot di luce diretta e da noi le nove sfirot di luce di ritorno, e così si rivestono uno sull'altro e così diventa un clic completo, e da allora lui dà alla qualità di Vav Kei, che è la metà inferiore del Kli, che è il segreto, che il creatore non è completo e il suo tuono non è completo, finché si connetteranno a Vav Kei, che la lettera Hei si chiama il desiderio di ricevere, che il Kli finale, e la Vav darà dentro la Hei, che allora sarà la fine della correzione. Quello che abbiamo parlato. Tutto dipende nella connessione tra di noi, perché nella misura che noi vogliamo connettere, noi attiriamo la luce superiore e lui così organizza per noi le cose. Ibru 10.